Sono ancora qua con Federico Baggio di Tre Studio e oggi parliamo di comunità energetiche, un tema sempre più inflazionato, che cosa sono e che beneficio possono dare per te, ma come per tutto quanto il territorio italiano. Lo vediamo in piccola parte oggi in questo video, però rimani fino alla fine perché ho delle considerazioni da fare assieme con Federico che possono essere veramente utili per te. Quindi comunità energetiche, parliamo con Federico e vediamo che cosa sono. Allora, cosa sono le comunità energetiche? Cerchiamo di spiegarlo magari con parole chiare e semplici. Innanzitutto possiamo dire che è un modo nuovo di democratizzare l'energia, se vogliamo, di condividere l'energia. Quindi il senso, l'obiettivo è quello di sicuramente essere sempre più autonomi e decentralizzati dalle grandi produzioni, delle grandi centrali di produzione di energia elettrica. Parliamo di energia elettrica, giusto per semplificare, per stare più sui nostri temi almeno. Attualmente esistono delle normative perché la spinta sia comunitaria, ma anche non solo dell'Unione Europea, anche mondiale, e di conseguenza anche a livello nazionale, si sta spingendo molto sul tema di condividere l'energia in piccole comunità e micro comunità, che possono essere anche i semplici condomini, per ridurre gli sprechi di energia, ad esempio, legati alla trasmissione di energia a lunghe distanze. Quindi il solo fatto di condividere l'energia all'interno di un comune o in piccole comunità, questo comporta un minor spreco di energia e anche una maggiore efficienza dell'utilizzo di energia prodotta nel sito. In particolare ci sono due, chiamiamole configurazioni di, tra virgolette, comunità energetica, ovvero una vera e propria comunità energetica dove si possono associare più membri, ok, all'interno di questo gruppo, di questa comunità, che possono essere all'interno di un comune, ma non è detto, l'importante è che siano collegati ad una medesima cabina di produzione di trasmissione secondaria, oppure anche ad esempio un singolo edificio bar condominio dove all'interno i vari soggetti, anche non tutti, non è detto, si configurano e creano questo gruppo di condivisione di energia perché magari hanno all'interno di questo gruppo, di questa configurazione, un impianto fotovoltaico che gli permette di autoconsumare energia e di condividere l'eventuale energia non autoconsumata dal punto di prelievo di questo fotovoltaico. Quindi sono tecnicismi che poi potremmo magari approfondire meglio in altri video perché si tratta di un ambito tecnico abbastanza specifico, ma a grandi linee questo è un po' il senso. La cosa interessante è che queste configurazioni di condivisione dell'energia sono incentivate da qualche anno e lo saranno sempre di più se pensiamo anche, per chi magari ha sentito negli ultimi giorni parole dette dal governo, che a breve entrerà in vigore un nuovo decreto che andrà a rivedere questi incentivi potenziandoli ancora di più. Sarà un nuovo modo di sfruttare e di utilizzare l'energia per i prossimi anni, per il nostro prossimo futuro. Piccola considerazione per te, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi di quello che Federico ha appena illustrato riguardo alle comunità energetiche. Faccio un'altra domanda a Federico, e cioè, tu pensi che questo possa essere uno dei tanti strumenti dati dallo Stato e dalla comunità per traghettarci verso l'indipendenza energetica e anche un po' in questo periodo di probabilmente inflazione anche? Ma sicuramente io almeno credo molto in questa democratizzazione, come dicevo poco fa, dell'energia, e sicuramente sarà un tema molto molto potenziato nei prossimi anni, appunto perché ci permetterà di affrancarci sempre di più, ad esempio, dalle importazioni, ad esempio di gas, piuttosto che di altre fonti fossili dall'estero, dato che noi nel nostro territorio italiano non siamo così fortunati ad avere tali energie, tra cui la maggior parte fossili. Quindi sicuramente è un aspetto molto interessante, ma soprattutto ci permetterà di essere più sensibili nell'utilizzo e nello sfruttamento delle energie, appunto perché viene incentivata la condivisione delle energie che possiamo produrre istantaneamente in modo rinnovabile, chiaramente.
solo positività da questi nuovi strumenti. Ultimo accenno, lo dicevamo prima, abbiamo diversi protocolli di lavoro sempre inerenti alla riqualificazione energetica, risparmio energetico, legato anche a contributi e tutto quello che può esserci in questo mondo. Stiamo costruendo insieme con Tre Studio, quindi Federico e Riccardo, un protocollo specifico per le comunità energetiche. Nei prossimi video andremo proprio a snocciolare tema per tema, anche con dei casi specifici, di quanto ad oggi la comunità energetica può funzionare, può essere redditizia, però di questo andiamo a svilupparlo assieme con Federico, tema per tema, nel protocollo nuovo di lavoro. Anzi, nel prossimo video andremo anche a spiegarti qual è il nome di questo nuovo protocollo e quali sono le basi fondamentali, che sono sempre le stesse, però andiamo a definirle un po' meglio nei prossimi video. Quindi ringrazio tanto Federico, se tu sei interessato alle comunità energetiche, non perditi questo canale e facci sapere che cosa ne pensi. Ciao! Ciao.